commemorazione di quello che accadde a Roma 50 anni fa. 50 anni fa, nel giro di un'ora praticamente, dalle 17:20 alle 18:20, nella città di Roma scoppiarono tre bombe, una all'Altare della Patria, una in piazza Venezia, l'altra vicino alla banca, a Via Veneto, vicino alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Non ci furono morti, ci furono molti feriti, una ventina di feriti, due gravi che poi si salvarono, uno scompiglio incredibile, un fatto nascosto, dimenticato, oscurato da quella che fu la tragedia della strage di Piazza Fontana. Allora intanto vediamoci la strage di Piazza Fontana in questo video. Abbiamo visto praticamente questa ricostruzione dall'archivio Luce, che è la storia in realtà di un agghiacciante disegno criminale, di un depistaggio in cui sono coinvolte schegge della politica, pezzi consistenti dei servizi segreti italiani e stranieri, ma è anche la storia dell'anarchico Giuseppe Pinelli ucciso alla questura di Milano, fatto volare giù dal quarto piano, delle persecuzioni a tanti innocenti, a Piero Valpreda e a tanti altri, di processi farsa, di processi che hanno portato alle assoluzioni e a 50 anni di distanza possiamo dire che nessuno ha pagato. Una strage che iniziò una stagione che sarebbe durata fino al 1980, da Pedeano all'Italicus, alla strage di Brescia, di Piazza della Loggia, alla strage della stazione di Bologna, 12 anni di sangue, una scia infinita, pochi, pochi colpevoli che hanno pagato e nessuno che ancora oggi vuol mettere fine con chiarezza, chiarendo appunto quelli che furono i contorni di questa immane tragedia tutta italiana e che oggi appunto ricordiamo.